Stamattina abbiamo preso l'iniziativa con il consigliere Lippolis di fare un po' di servizio di viabilità vicino alle scuole. Abbiamo scelto la scuola di Corso Lene, la scuola media, perché nei mesi passati, parlando con il comandante dei vigili urbani, Vito Romanelli, avevamo appreso che c'era la mancanza di personale. A dire il vero, l'allora delegato Simone Lippolis propose al sindaco di trasformare quel concorso di comandanti di polizia municipale in due vigili che avrebbero potuto fare viabilità in questi casi particolari. Così non è stato possibile fare, e quindi noi stamattina, per quello che possiamo, faremo un po' di viabilità in questa scuola. Lo faremo nei prossimi giorni, compatibilmente ai nostri servizi di lavoro e di consiglieri comunali, di amministratori, però invitiamo, importante, tutti gli amministratori di maggioranza e di opposizione a prendersi un giorno a settimana per libero per poter fare questo servizio, e sicuramente il paese può funzionare meglio aiutando i vigili urbani dipendenti del comune di Palagiano, e sicuramente facendo un servizio sociale importante, quello di prestare attenzione alla viabilità vicino ai nostri minori del comune di Palagiano. Lei vuole aggiungere qualcosa? Nulla di più di quanto ha detto il consigliere Tagariello. Faccio riferimento appunto al discorso della carenza dei vigili urbani, che come preventivato nel luglio scorso saremmo arrivati a questo se non si fosse previsto un bando di vigili urbani in sostituzione di quello del comandante. La realtà della viabilità di Palagiano è nota a tutti. Noi abbiamo deciso di svolgere questo servizio perché, per dare anche una risposta alla cittadinanza e per far apprendere appunto che si passa ai fatti, l'amministratore deve fare e proporre, non si fa solo opposizione ma anche fatti, e noi siamo qui stamattina a farli. Grazie. Li faremo sempre. Grazie.